Pioggia e maltempo ad Agrigento in occasione del ricevimento dei gruppi folk internazionali da parte delle autorità tra prefetto e sindaco nell'ambito della sagra del mandorlo in fiore. Pur nella tradizione e ogni volta effettivamente è una emozione, è un'emozione che ti arricchisce dal punto di vista umano perché c'è proprio un diretto contatto, si cerca di essere semplici ma comunque molto, molto ospitali e così nello scambio proprio dei doni ci sono queste due caratteristiche. Ho chiesto a una scolaresca di poter partecipare a questa cerimonia tradizionale. Quando c'è stato il gruppo della Romania, della scolaresca, ma in maniera assolutamente casuale, c'è un bambino proveniente da quel paese, quindi ecco, ancora di più in termini molto semplici, molto, molto cordiali, è stato il bambino che ha offerto il dono e ha ricevuto il dono in questo meccanismo di scambio. E devo ringraziare assolutamente la Camera di Commercio che ha collaborato in maniera molto, molto stretta con la Prefettura per realizzare questo momento e per offrire nella degustazione quelli che sono i prodotti tipici di questa terra. Quindi ecco, sempre attraverso il cibo essere solidali e comunicativi. È un momento simbolico perché anche lo scambio di segni che raccontano le tradizioni dei singoli paesi è anche un modo per creare quella commistione tra le genti che è il messaggio di fondo di questa sagra del mandorlo in fiore, del Festival Internazionale del Folklore. Poi la cosa bella è stata poter realizzare questo con la corona di tanti bambini delle scuole di Agrigento, ma soprattutto dei bambini al seguito dei gruppi vestiti in abiti con i colori e le tradizioni del paese di provenienza. Questa è una sagra che si è aperta con il Festival dei Bambini nel Mondo, in abiti folclorici con i loro balli, ed è un festival che è dedicato a tutti i bambini del mondo, ma soprattutto a quei bambini che vivono condizioni di sfruttamento, alle spose bambine, ai bambini soldato e a quei bambini che partendo dall'Africa hanno tentato con un loro genitore di raggiungere la sponda agrigentina e purtroppo alcuni di loro non ci sono riusciti. A quei bambini che non ci sono riusciti va dedicato questo Festival Internazionale del Folklore, ma va dedicato anche a quei bambini che la sponda l'hanno raggiunta, perché noi per loro speriamo che questo paese riservi grandi opportunità. Vi è un dono da parte della Camera di Commercio con delle ceramiche locali. Noi abbiamo regalato in una miniatura del Tempio di Castore e Polluce che è in argento, placcata in oro, è chiusa da 5 mandorli che sono tipica di questa nostra esperienza di sagra e con un fiore stilizzato in legno. Quindi abbiamo racchiuso Grecità, Valle dei Templi, mandorlo in fiore. E oggi gli spettacoli al Teatro Pirandello, quindi oggi entreremo proprio nel vivo del Festival Internazionale del Folklore. Avremo i presentatori Paolo Conticini, che già da stasera insieme a Claudia Tosoni, domani avremo anche Veronica Maia. Il tempo non ci sta accompagnando nella giornata di oggi, ma speriamo che domenica possa esserci invece una bella giornata in maniera tale da poter godere appieno della bellissima sfilata dei gruppi e soprattutto dello spettacolo al Tempio, dove verrà consegnato il Tempio d'Oro. Una manifestazione che in questa settimana ha proposto appuntamenti importanti come lo spettacolo dei Dervisci Rotanti. Ieri, soddisfacendo diversi tipi di pubblico, abbiamo avuto un sold out al Teatro Pirandello per Stigiana Muri con la Romanza Siciliana e contestualmente i giovani invece erano al Palatenda per gli Zero Assoluto, quindi siamo, almeno per quanto mi riguarda, sono abbastanza soddisfatto dell'edizione del festival e come sempre, come per tutte le cose, è migliorabile, però se si raggiungesse la perfezione non saremmo più umani, quindi abbiamo sempre, è anche uno stimolo per poter fare meglio in un prossimo futuro.